spiaggia, finalmente muove il mare, sempre un bel vento teso, farà il calo del vento in serata, stanotte, domani mattina farà una bella serata. Purtroppo io domani mattina lavoro, quindi provo oggi pomeriggio. Ora, in queste condizioni, con il vento sempre teso, il mare con sempre tanta corrente, l'onde vengono schiacciate dal vento, ma come il vento calerà si gonfierà il mare. Faccio un tentativo per vedere le condizioni, quanta corrente, quanto sporco. Quindi monto un piombo a palla da 150 grammi, faccio un lancio e guardo come si comporta. L'idea a vedere il mare che ci sia un po' sporco, speriamo comunque sia pescabile. West e 150 gradi, andiamo. Due minuti, se c'era tanto sporco a quest'ora mi sarebbe già accucciato la vetta, e qui c'è ancora un bel po' di corrente, la palla non riesce a fare presa, quindi fondo abbastanza sempre duretto, cosa non troppo buona. L'importante è che non vada a giro, al momento sembrerebbe di no. Quindi ora proviamo a vedere la quantità di sporco. Pensavo peggio, è stata in mare nuovamente qualche minuto, comunque pensavo peggio. Quindi l'armo, trave con attacco alto in questa situazione. Finale, l'acqua è molto 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 corta, quindi verso il finale almeno dello 0,30. E come esca ho? Canolicchi. Dai, muoviamo, dai, facciamo. Ah, ragazzi, come vi dicevo, preparo il bracciolo 0,30, il classico dell'asso e un amo, pescando un canolicchio, un Aberdeen e il numero 2, una metrata di lunghezza, poi in base alla corrente, quindi recuperi, valuteremo se accorciare, aumentare il diametro del bracciolo o lasciare così. Eccoci ragazzi, attacco alto come vi dicevo e stanno lì. Andiamo. Ecco la prima in pesca. Ho cercato di lanciare non troppo fuori, comunque oltre la prima secchetta, dove praticamente frangi ora subito dietro, e magari la seconda la lancio più vicino qui nel primo canaletto. L'importante è vedere se 150 grammi con l'esca riesce a stare in pesca. Il punto è senza bracciolo, ma con un bracciolo di un filo abbastanza importante e un'esca voluminosa in corrente, magari si rischia di scarroccio. Vediamo tutte cose che man mano che la pescata va avanti valuteremo. Dai. Canna andata in bando, un po' in bando, non penso sia il pesce, però andiamo a vedere,
abbiamo visto che il 30 pesca, c'è un po' di sporco, c'è delle chiazzone marrone di alga, però continuiamo. Ora ho accorciato un po' il tiro per vedere se sotto è un po' pulito, in attesa magari che cali un po' questo vento. E niente, dai, finisco di montare la seconda. Lanciato anche la seconda, un pochino più fuori, e vediamo un po' se ci sta. Entrambe canonicchio, entrambe attacco alto oggi, esca mirata canonicchio. Questo è il mare, ragazzi, mare sempre con vento non enorme, ma con vento bello teso, che calerà in serata. Qui c'è una bella condizione, e stanotte, domani mattina farà una bella scalusa. Oh, ragazzi, innanzitutto ho trovato cannolicchio mangiato. Ora qui ho messo due gamberi sgusciati, assicurati con un po' di filo elastico. Ovviamente non forzo la canna che pesca sotto, e proviamo. Dai, lancio questa e vado a controllare l'altra. Preparo il cannolicchio per l'altra e poi la controlliamo. Finiamo un cannolicchio. Filo elastico. Ecco fatto. Andiamo, lanciamo anche lei. Cannolicchio rilanciato, e ora aspetto un attimo, poi controllo questa qui di sinistra dove c'è il gambero che ha dato due tocchette. Niente, andiamo a controllare questa, perché il gambero è molto molto delicato, basta un niente che viene via. Andiamo a controllare. Dato dei morsini, magari da piccoli pesci. Dai, lo rimetto e si rimane. Potrei provare a metterlo anche non sgusciato, anzi proviamo a metterlo non sgusciato. Qui potrei dare già qualche giro di filo elastico, diciamo questo è quello che è avanzato da quello precedente, quindi ce lo potrei aggiungere.
Ecco, punta bene in fuori. Andiamo, proviamo. Anche sopra questo filo, anche se piccola, prima spigolotta di stagione. Bella piegatina. Ora tiro su anche quella e poi riannesco entrare. Correndo sotto per fuori. Ora riannesco il cambio, le lancio fuori e poi cambio le scanchette. Fuori. Oltre la secca. Vediamo un po' se ne esce un'altra, magari decente da trattenere. Partita la canna. Bellina, niente di eclatante, però non sa che bisogna buttare fuori un orecchio e fuori. Spigola, mi sento papocciata e daurata.
leggermente più grosso. Tirato su quella di destra, ho trovato il canolicchio un po' mangiato e in pratica quando recupero e arrivo alla prima secca, la prima ora in pratica, lì c'è accumulato tutto lo sporco e si fa proprio una palla di alghe, mentre fuori si pesca abbastanza bene, quindi per il momento lancio entrambe fuori. Il vento non accenna di calare, però dai, è pescabile. Siamo vicino al picco di alta marea, vediamo se si vede una bella tirata. Poi col calamento alto, con l'attacco alto, le tocche sono belle secche e decise, più diretto, quindi la boccata si vede benissimo e immediatamente. In queste condizioni, con tanta corrente, l'attacco alto o a bandiera, insomma, è quello che evita, a parità di diametro del bracciolo, che evita un po' i garbugli e si presenta meglio in mare. Pensavo fosse una mangiata, perché è andata in bando in maniera molto strana, l'esca comunque mangiata, la si riannesca e si rilascia. Ho messo due in tandem, uno dietro l'altro, questo è un pochino più voluminoso. Subito a ridosso della schiuma, a una sessantina di metri, subito dopo la seccozza. Vediamo un po' se ci sta. Io ho messo un cono, nonostante il cono, che quindi è un piombo che fa più tenuta, avendo lanciato più vicino, ha già carrocciato e messo la canna un pochino in bando. Sono venute un paio di onde un pochino più grossine e si vede ci ha depositato un po' di alga e ha messo la canna leggermente in bando. Per il momento la lascio così, ora vediamo se dovesse continuare a andare in bando. Vado a recuperare, vado a controllare. Troppo sporco, quindi rilancio fuori, metto il canolicchio fresco e rilancio fuori. Stava un po' calato il vento, invece un po' ha ripreso a soffiare,
Sì, ho aumentato il diametro del filo, ho messo uno 0,35 perché ho aumentato un pochino la corrente fuori e ho riannescato. Vediamo, ultimi 40 minuti e poi si inizia a smontare. Pescata veloce, tanto per assaggiare un pochino la schiuma, la prima schiuma di questo inverno. Ho visto una piega e poi è andata leggermente in bando, ho recuperato, ho trovato l'amo tutto tirato verso il basso, verso il fondo, verso il piombo, diciamo, e l'esca mangiata. Ma vediamo, sta iniziando anche a piovere adesso, con questi nuvoloni neri, 20 minuti e poi si smonta. Piovendo, ma c'è un bel nuvolone nero e inizia a risoffiare vento, bello teso. Ancora le correnti non si sono equilibrate, c'è molta confusione ancora in acqua. Come vi dicevo, sarebbe stato buono in nottata e farci l'alba. La mattina ci sarà una bella scaduta. Sono impossibilitato, sono al lavoro, quindi ci ho provato. In una condizione di mare mosso, un paio di spigolotti piccole sono fatte vedere, niente, grazie. Io prima che venga il diluvio vi saluto e come sempre vi do appuntamento alla prossima. Mi spiace, un saluto a tutti, alla prossima.